Arrestato questa mattina a Lampedusa dai finanzieri del Comando Provinciale di Catania grazie alla collaborazione dei colleghi della Brigata di Lampedusa e di quelli della Sezione Navale di Catania schierati sull'isola con una propria unità, il maltese Darren De Bono, 43 anni, destinatario di misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Catania nell'ambito dell'operazione Dirty Oil. De Bono era emerso tra gli organizzatori dell'associazione a delinquere internazionale dedita al riciclaggio di gasolio libico illecitamente asportato dalla raffineria libica di Zawiya e destinato ad essere immesso nel mercato italiano ed europeo. Il maltese era il punto di contatto con il libico Ben Khalifa, alias il Malem, capo di una milizia armata stanziata nella zona costiera al confine con la Tunisia e tra gli arrestati nell'ambito dell'operazione.